Italia e in Europa l'anguilla europea è una specie ormai in via di estinzione e si stima che dagli anni 80 la sua popolazione ha subito una drastica riduzione del 99%. Ma l'anguilla è una specie importante in termini faunistici, economici e culturali per il nostro paese e per l'intera Europa. Per questo nell'ottobre 2020 ha preso il via il progetto Life Hill con lo scopo di proteggere le anguille e ripristinare il loro habitat. Il progetto ha visto impegnata la DG Agricoltura di Regione Lombardia come capofila di un nutrito partenariato italo-greco. La sfida è stata quella di salvare l'anguilla, una missione non semplice sia per via del suo forte interesse commerciale sia a causa delle sue stesse caratteristiche biologiche. L'anguilla è infatti un animale migratore che vive in acqua dolce ma può riprodursi unicamente in mare. Life Hill però ha raccolto questa sfida proponendo soluzioni che riguardano i problemi ambientali più urgenti e soluzioni che potranno rivoluzionare il mondo dell'acquacoltura e del commercio dell'anguilla destinata al consumo alimentare. Il progetto si è svolto in due aree geografiche ben definite. In Italia ha riguardato l'ambito collinare e di pianura del bacino idrografico del fiume Po e il suo delta. In Grecia, invece, il territorio del Parco Nazionale della Macedonia Orientale e della Tracia, comprendente il bacino del fiume Nesto. Gli interventi hanno operato su diversi fronti, sono state riaperte le rotte storiche di migrazione dell'anguilla per favorire una maggiore resilienza della specie ai cambiamenti climatici. Sono stati realizzati dissuasori per le anguille così che non imboccassero i canali di derivazione delle centrali idroelettriche. Si è puntato sulla salvaguardia dei potenziali riproduttori selvatici dalla pressione di pesca o dall'inserimento in acquacoltura. È stata sviluppata una tecnica di riproduzione artificiale dell'anguilla e sono state svolte azioni informative rivolte ai cittadini per comunicare l'importanza di questo prezioso animale e favorire un'inversione di rotta nel pensiero e nel comportamento di tutti, l'unica vera soluzione duratura per proteggere l'anguilla europea.